Il progetto Rondò dei Talenti parte già da molto lontano. Già nel 2014 la Fondazione CRC, con dei progetti propri, aveva lavorato alla lotta contro la dispersione scolastica. Nel 2019 poi abbiamo deciso di comprare questo immobile, un immobile che è al centro della città di Cuneo. Abbiamo poi fatto un concorso importante dove ben 70 progetti da tutta Italia hanno partecipato per far sì che scegliessimo uno dei migliori, anzi il migliore. Questi progetti erano fatti da tutti architetti under 40 e questa è stata anche una situazione unica a livello nazionale. Nell'estate prossima, dopo 2 anni circa di lavoro, potremo restituire questo immobile rifatto, completamente nuovo e bellissimo alla nostra città. Questo sarà un immobile dedicato a tutti i giovani, quindi tutte le scuole potranno venire e fare delle ore di lavoro proprio all'interno. Sarà possibile addirittura per i professori fare dei corsi di rinnovamento e sarà libero a tutte le famiglie. L'accesso sarà 7 giorni su 7, si potrà venire tranquillamente a visitare, a passare anche magari 2 ore in compagnia, a fare dei compiti, a studiare. All'interno di questo polo educativo consideriamo il talento come una predisposizione che porta entusiasmo, porta passione. Per arrivare a far sì che diventi un talento bisogna metterci impegno, volontà e dedizione. Serve a crescere, a realizzarsi nella vita e poi una risorsa per la collettività, perché il talento vale quando viene condiviso. All'interno del Rondò dei Talenti abbiamo immaginato di perseguire 4 obiettivi principali. Il primo obiettivo è quello della conoscenza del sé, scoprire appunto le predisposizioni, i talenti, le proprie abilità. Il secondo obiettivo è quello della conoscenza e dell'esplorazione delle professioni, il mondo del lavoro, prima in modo giocoso per i bambini e poi in modo più professionale per quanto riguarda gli insegnanti, gli educatori, i genitori. Un terzo obiettivo che abbiamo è quello del training alle scelte. Dopo aver esplorato le professioni, dopo aver conosciuto chi sono, essere pronti a scegliere in un processo di scelta che non è dall'oggi al domani, ma che effettivamente viene allenato e permette di arrivare a prendere delle decisioni per la propria vita in maniera più tranquilla, più consapevole. Il quarto obiettivo è quello dell'aumento delle abilità e delle competenze e quindi una crescita effettiva di quello che noi possiamo dare a noi stessi per la nostra realizzazione e al territorio e alla collettività. Il Rondò dei Talenti ha 3 anime principali, la fondazione per prima che porterà qua dentro tutte le sue attività di formazione, i laboratori, i seminari, i workshop, inoltre metterà a disposizione gli spazi del Rondò dei Talenti anche per enti e associazioni del territorio che volessero utilizzarle per le loro attività educative. Altre 2 anime sono la Città dei Talenti, che si dedica all'orientamento precoce, e il progetto PLIN, che si dedica alla ricerca, allo sviluppo di nuovi metodi educativi più innovativi e all'avanguardia. Noi abbiamo creduto molto nei giovani e questa è una struttura che deve essere frequentata giornalmente dai giovani. Non ci siamo fermati solo con quello che è all'interno dell'immobile, ma abbiamo anche voluto fare un qualcosa di unico. Abbiamo preso tutta la piazza, verrà ristrutturata, diventerà tutta pedonale e verrà fatta un'opera d'arte unica da un artista contemporaneo di fama internazionale che siamo certi porterà a Cuneo parecchie persone. Come ha voluto dire il nostro architetto e come ci tengo a dire io, andremo a chiudere un cerchio e sono convinto che questo sarà un immobile che verrà frequentato moltissimo da tutti quelli che sono i nostri giovani del territorio e non solo.